Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi giocheremo a Cat Quest. È da tanto che non lo gioco e non mi ricordo assolutamente nulla. Però mi ricordo che avevamo fatto tanta roba. Allora, mi ricordo che con questo è il menu, ok, questa è la capriola, perfetto. Andiamo a vedere. Questa era la mappa, perfetto, e lì ci dava la missione. Ok, continuiamo con questo bellissimo giochino. Dove ci possiamo divertire un pochetto. Ah, ci sono nuovi mob quelli lì? Non me ne ricordo più. Ok, qua c'è qualcosa. Oddio, attenzione. Occhio, scappa, 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 scappa. Scappa, capriola, capriola. Via, 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 via. Ok, mi ricordo qualcosina ancora. Via, via, via. Grande schivata. Ok, vai, vai, vai. Questi fanno malino, eh. Ok. Dai, dai, perfetto. Raccogliamo anche questa gemmina. Attenzione, abbiamo trovato un qualcosa. Y. Ho sentito che si può apprendere a camminare sulle acque nella città dello Zamporto. Questo mi terrà molto impegnato come bagnino. Sì, mi piacerebbe perché. Sì, perché ci sono alcune cose da fare. Entriamo in questo dungeon livello 20. Noi siamo a livello 25, quindi lo possiamo fare. Ah, ok, mi ricordo qualcosa del genere in questo qui. Questi camminano e fanno malissimo. Via. Via, 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 via. Sì. No! Lo so. Purtroppo mi ero incastrato in un angolino. Via. Raccogliamo. Grande, grazie. Ah, questi qua me li ricordo. Però non mi ricordo più come si fa la magia. Cioè, tipo così? Mi sa di sì. Era questo. No, via. Ok, grazie. Guarda, solo per prendere un po' di XP. Ma lì c'è una montagna. Ah, no mana. Vabbè, ce lo facciamo così a 4-4. Ma sai che ti dico? Ciaone. Fammi passare. No, mi direi che lo devo distruggere per passare. Ma c'è un pilastrone lì. Vabbè, distruggiamolo. Ah, posso dargli due colpi. Ok. Quindi 8 punti. Questo ne avrà una caperba. Quindi. Aia! Ho sentito pure io quel colpo, tranquillo. Tre colpi ce la facciamo. Ok. Uno, due, tre. Via. È proprio a pelo tre colpi, eh? Eh sì. Proprio con la cinematica. Questo lo prendo. Ho ritardato io. Grande Yota. Ok, non si passa? Ah, si passa da qua. Vabbè. Prendiamo questo. Vediamo cosa troviamo. Ah. Abbiamo trovato un gilet da Ranger. Ok, il gilet da Ranger. No, era questo. Il gilet da Ranger. Dov'era? Qua. No. Siamo qui. Ok. Oddio, non mi ricordo tanto. Ah, ci dà meno 6 però. Però due punti di vita. Ci sa meno 6 mana, 2 punti di vita. Onestamente, non lo metterei per 2 punti di vita solamente. Lo trovo abbastanza inutile. Domanda, come si faceva a curarsi la vita? Questo drago qua farà male. Lo so già. Vai. Mi ha pure congelato. Vai. Ok. Cos'è quella cosa lì? Sto prendendo un sacco di botte. Perché? Ok. Ok, adesso sei morto. Devo capire. Perché non mi ricordo come si faceva. Ah, no, la vita forse si ricaricava pian pianino? Non mi ricordo più. B. Abilità. No, mi sa che avevo la cosa di cura. RT. Ok, quindi dovevo fare così. Ok. Ecco, adesso qualcosa mi ricordo.
Dunque, naturalmente di qua si passa, attenzione, si passa e prendiamo l'ultima chest. Yes, padonci, arma da 4 soldi, meno 11, meno 11, meno 11, meno 11. Ma come? Ma che cosa è brutta? Vabbè, lo uccidiamo? Ma sì, siamo arrivati fino a qua, attenti, si passa da qua. Ok. E l'abbiamo completato. Dunque. Per Rimeson? No, eh. No, eh. Non ho il giardino. Perfetto, usciamo. Ok. La spadoncina che abbiamo trovato era la spada da 4 soldi. Dov'era? Spada cavaliere, spada 4 soldi che fa. Fa pupù da tutte le parti. Aspetta, ma. B. Abbiamo questa. Scusa, io quale sto utilizzando? Io sto utilizzando questa. Ah, mi dà meno attacco la zanna fiammeggiante. Gioielli di famiglia, questa è più forte. Ci teniamo questa. Potrei dormire da qualche parte, tipo. Quella è una taverna. Questo è il livello 20. Ah, eccola qua la tavernina. Ciao, buongiorno, c'è un zizi? Sì, zi, boom, svieni. Grazie. Ho sempre sognato di navigare in alto mare, ma odio le acque. Perfetto, questa poi la facciamo. Ehi là, ma è invisibile. Ciao, era invisibile. Ma mi sta. Ah no, quello è il mio. Ok, niente, mi sono iper. Ho rimbambito. No! Incominciamo. Con il classico tasto sbagliato. Ok. Ah! Sbagliato la tempistica. Però siamo arrivati qui. Chip, cosa ci dà? Cos'è questa? Spada livello 7. Cose che potremmo vendere, secondo me, perché sono abbastanza inutili. Ci prendiamo tutti questi XP gratuitamente. Oh, ma come ha fatto a prendermi? Ero di lato, le ossa non si possono raccogliere e serve la chiave, signori! La solita chiave che non troviamo mai. Chissà dov'è la chiave. Ora, questo fa male, lo so. Ah, malino! Non so perché, ma questo non riesco proprio. Oh. Proprio qualcosa che. Zero mana. Cioè, proprio il mana è contato, eh. Ah, questi stanno fermi. Ok. Via. Uno, due. Madonna, che figata. La baretta filettata. Allora, ucciso morto? Sì, vai. Cosa ci dai? Un casco peloso. Io cosa ci avessi? Equipaggiato. C'è equipaggiato questo che mi dà questo. Ma questo va giù. Questo va. Ci dà quel 37 che non mi ricordo cos'era. Quindi. Fino adesso il cappuccio migliore è questo. Da dove si esce? Da qua. Via verso altri mondi in esplorazione. Esplorazio. Quindi sveniamo. Grazie. Partita salvatola. Questo spara. Via. Ok, grazie. Qui c'è il fabbro. Ah, ma lì c'è il super dragone del marone. Ok. Quanti soldi ho? 2000. Non ci arrivo. Però aspetta, possiamo vendere le robe?
Comprate un po' di equipaggiamento, non possiamo vendere. Sembrerebbe che la venditura. No. Ok, quindi a questo punto direi di farci qualche acquistina qua. Ciaone! Ok. Accettare la missione. Dobbiamo sopravvivere? No, dobbiamo scoprire. Scopuriure? Eh? Scopuriure. Dobbiamo scopuriure la nuova uricetta. Ci vediamo fuori. Zampe veloci. Neanche io mi fido, però anche perché parlo una lingua strana. Ciao, salve, io sono Mia. Io e mia sorella saremo anche un rivale in cucina, ma siamo molto unite. Sembra un po'. Staglio olio di staglio olio. Ho iniziato a ignorarmi quando ho impaurato. Quella ricetta deve essere questa, stata la causa. Sei sicuro che non stai solo cercando di ottenere quella ricetta? No, io urivoglio mia sorella e ho scoperto gli itinerari perché? Percorre il suo fornitore. Immagino che scopriremo cosa trasporta il fornitore. Sarebbe fantastico, ve lo indicherò. Potete scegliere quale controllare. Va bene, dopo questo piccolo simpatico sketch di questo animaletto, qua c'è qualcosa. Qui non c'è nessuno. Lo sapevo io. Dunque, ah, quei tasti brutti messi maluccio. Attenzione perché lì c'è il mostranzo. Via. Ma quanti siete? Oh, aspetta. Via. Slabanski. Via. Maluccio, eh. Non si spostano dal coso, eh. No! Ebbi moruto! Va bene. Zampe pelose. Sì, rifacciamo zampe pelose. Slavana, slavana, slavana. Slavazza, slavazza, slavanazza. Ok, andiamo a zampe pelose. Allora, di là non c'è nessuno, ma ci dobbiamo andare sicuramente. Quindi, skipangi. Skipangi. Non c'è nessuno. Andiamo di qua. Doppio capreola. Allora. Facciamo un po' di XP. E andiamo qua. Miau! Vedo un bandito con un forziere di scorte. Eccolo qui il bandito. Aspetta che c'hai un po' di mob. Che danno un po' fastidio. Ciao bandito, sei il Zamporto West Corriere? Questo non parla. Aspetta, sarà meglio che non scappi. No, non sta scappando. È scappato. È veramente scappato. Andiamolo a rincorrere. Ciao, tizio. Aspettavo un pacco da Amazon. Il bandito indica l'acqua, poi indica te. Vuole sfidarci. Fatti sotto, peloso bandito. Aia. Ah, proprio così? Ma sai che ti farei malissimo, cioè, dopo aver gettato il forziere in acqua, miau, torniamo indietro. Lo prendo, no? Non si può, sveniamo. Grazie. Ma soprattutto, no, qui non ci sono missioni. Esatto, qui le abbiamo fatte tutte, nei picchi gemelli. Ci appropinquiamo ad andare nell'altra parte. Questo mi sa che l'abbiamo letti, questi qua, il movimento delle sblanditi, sblanditi, sblandazzi. Sì, fatto. Ah! Un giorno capirò e
Chiederò alle persone di cambiare il tasto e mettere la B invece della X. Cos'è? Della A. Attacco con X, schivata con A. Perché? Boh. Inventario con B. Perché? Sicuramente c'è lo zampocchio di quel pad brutto e schifoso che non mi piace, che è quello della Nintendo. Ok, andiamo qui e... Ciao! Sì, l'abbiamo trovato, però c'è un problema, l'ha buttata in acqua. Non abbiamo altra scelta, dovete chiedere a mia sorella. Potrete essere disposta a dirvelo visto che l'avete aiutata. Ok, scopriamo cosa che non va. Merci beaucoup. Pur rendete questa ricompensa. Beh, ci ha dato un bastoncino. Attenzione, via capreole, capreole, perché abbiamo venduto, abbiamo riuscito. Cosa vuol dire abbiamo riuscito? Abbiamo riuscito. Ovvero, siamo riusciti ad arrivare al livello 26. Ok, se non mi ricordo male abbiamo ucciso un drago. Un drago l'abbiamo ucciso. Manca il secondo drago. Uccidensi, via. Ok, non possiamo passare di là. Quindi vediamo un po'. Aspetta che c'è un... Quello è un drago dell'acqua, quindi dobbiamo per forza imparare a camminare sulle acque. Sulle acque. Oh, guarda. Un dungeon. Via. Cioè, attenzione, eh. Cioè, è bellissimo, è un po' come Sekiro. Schiva, schiva, ammazza, ammazza, spara, spara. Ah, quello è doppio. Aia. Dove scappi? Madonna mia, guarda che ho fatto una strage. Perché loro non ti aggrano, eh? Loro non ti aggrano. Se ci vai vicino, si incapicchiano e ti fanno male. Via. Slavana. Dai, vieni qua. Ah, la chiavezza. È la chiavezza. Però c'è un osso qua che... Secondo me c'è la porta segreta che ci porta nel porto segreto. No. Ok, andiamo. Oh, di qua si esce. Ui, fatto malissimo. Ah, sì, c'è quello lì maledetto. C'è questo qua. Questo qua fa malissimo. Questo qua crea questa specie di cosa che fa malissimo. E io ci sono andato sopra. Aia, mi sta facendo malissimo e sto per morire. Aiuto, via. Fa veramente male questo qua. Cioè, veramente forte, forte, male, male. Dunque, così lo schiviamo. Questo livello 11. Aspetta, perché forse questo ce l'abbiamo già. Ok. Ah, c'è di nuovo quello. Aspetta perché... Vieni. Ok. Eh sì, è un po' durello quello lì. Ah, di qua si può passare? No. Sclavan, sclavan, sclavan. Via. La cosa blu era la mia fatina la portafortuna che mi porta in giro. Grazie. Tutto questo per questo. Va bene. Andiamo di qua e slap. Quindi per cui ci servirà un posto dove salvare, un posto. Questi sono brutti e cattivi, quindi andrei di qua. Ok,
Andrei di qua per Rimeson e me ne andrei qua. Slap, sverrei subito. Grazie, Moule. Ok, allora, nessuna missione. Siamo rimasti senza missioni? Aia. Ah, ma perché lui si congela e anche quando è congelato ti fa male. Ho capito, ma è coriaceo il ragazzo, eh? Cioè. Ok, fatto. No, questi sono fortissimi, lo so. C'è la zona off limits. Però ci sono due dungeon. Li faremo. Sì, dai, andiamo a fare questi due. Ma che beh, c'è un cemeterio. Spartiglaccio. Un cemeterio. Ok, questo è il livello. Oh, livello 60. Non oso immaginare. Che livello sia questo? 55. Livello 25. Pagherò enormi mucchi d'oro per qualsiasi informazione qui, sangue di drago. Cara Loft. Aspetta un secondo, non sei qui. Non sei quel sangue di drago di cui tutti mi parlano? Io sono Cara Loft. Ogni. In riferimento a persone. Esistente. Il videogame è puramente casuale. Archeologa, dovrete aiutarmi a trovare il tesoro dei sangue di drago. Tesoro dei sangue di drago? Cosa? Dove? Potete gattarvelo tutto sul serio, ma interessa solo la storia che c'è dietro. C'è un particolare lignaggio di sangue di drago a cui sono interessata. Cara, ti mostro un vecchio libro. Questo in realtà apparteneva a uno dei primi sangue di drago, i tuoi antenauti. Ci conterà il tesoro, ma mancano alcune pagine. Se il libro è vecchio, probabilmente ha un forte odore. Prestaci il libro e noi troveremo quelle pagine. Come un forte odore? In che senso? Non l'ho capito il forte odore. Il ponte. Leggiamo un monumento, guarda l'iscrizione. Morto. Delle cicatrici lasciate sulla nostra terra sono dovute alla guerra contro i draghi. Non si sa molto altro, tranne che il sangue di drago furono fondamentali per porvi fine. Ah, un po' slavangi. Ma qui c'è un. Questo che livello è? 45. Tempi arcano, vediamo se possiamo imparare qualcosa. Cos'è? Zampa congelante, congela e rallenta i nemici. Zampa congelante, costi. Sì, ma facciamola, dai. Prendi l'ability. Merci, merci. Aspetta, come si faceva? Zampa congelante. No. No, no, no. No. Aspetta, allora. Per selezionare. No, ho sbagliato. Allora. No. Non. Mi sono. Ok, poi. Mi sono rincoglionito. Ok. Ok, e poi questo qua. Oh, ce la fecimo. Questo 6,50 per aumentare la vita? Sì. Così facciamo una cura a 3. Questo ci è sempre servito, lo aumentiamo, che è quello del fuoco. E andiamo a 3. Grazie, uscianci. 15. Uè, 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 che è? Ma questo è un bossone? È coriaceo, eh? Forte questo qua, eh? Infatti ci ha fatto 89 di danno.
E ci fece male, era forte, era forte, era forte. Diciamo che ho sbagliato anche un po' io a fare cose un po' stupide. La mazza, la mazza, la mazza, Sara Loft, c'è mucchio, libro, le appartenenze, slavani. Ok. No, sembrava di aver visto qualcosa. Mi è sembrato di vedere un gatto. Allora, avevamo detto che questo lo comprava. No, questo già ce l'abbiamo. Quindi, ok, questo già ce l'abbiamo. Senti, lo sai che ti dico che io aumento anche questa e mi porto la cura a livello 4, grazie. Poi volevo vedere veramente cosa c'era qua. Ah, it's blocked. Yeah. Ciaone. Aspetta che di qua c'è la spiaggia. E infatti, bla bam bla bla. Però non ci fa uscendere. Ok. Ci siamo. Slavanzi. Ok, sveniamo e andiamo verso nuovi orizzonti. Correnci. Ah, ma quelle no, sono alte. 50, 60, siete pazzi. Ok, c'è una pagina a terra. Da du da de di du da 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 di du du da. Era una canzone. Uè, uè, uè. Ma qua c'è l'off limit. Qua ci fanno malino, eh. Da evitare assolutamente. Ci prendiamo questo gettone che l'ho visto. Questo che è Dungeon 60. Questo, iscrizione. Le state strane, versi vecchi. Queste cose. Le iscrizioni che vediamo sempre. Uè, 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 uè. Quella caverna, ma non possiamo effettuare ricerche con dei mostri in giro. Prima elimina tutti i mostri ci sono all'interno. Ma se. C'ho questo che. Ok. Livello 30. Siamo un po' bassini per questo, eh. No, questi qua fanno malissimo. E io sono bassissimo. Ah. Ce la farò, posso farcela. Però senza farmi male. Via, via, via. Ok. Wow, livello 27, così, in un batter d'occhio. In un batter zampa. Ma. Via. Vieni. Ok, ce n'è un altro. Vieni. No, sopra il ciompolino, però. Via, 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 via. Vieni. Via, 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 via. Però no. Non rotola quando è sopra i cosi. Vabbè. Cosa troveremo mai? Un cappellino con le orecchie. Velo da ninja. Da ninja. Ok, velo da ninja. Ma questi fanno malone. Intanto facciamo così che ci curiamoci. Sì, vabbè, però. Ehi, troppo casollo così. Io muoio così. È un po' difficile, nel senso che è un po' tanta roba. Loro sono più forti di me e io sono più debole. Ma ci prendiamo un po' di questi e stiamo a salvare la partita.
ci facciamo un po' di XP gratis. Ok, e andiamo verso nuovi orizzonti. Ma se noi prendiamo la spada di fuoco, gli facciamo più danno a quelli di ghiaccio? Bella domanda. Però a questo punto io salverei qua. Ma qua ci sono altre queste? No. O forse sì? No. Svegnanci. Così siamo più vicini. Rifugio finale. Qui c'è la pagina vuota. Pagina a terra con scritto sbladant, sbladant. Volevo fare una prova. Vedere quanto male... Oh, no, troppo malone. Cioè proprio ti sderenano di brutto quelli là. Ok, ci ho provato. Sveniamci. Ok. Andiamo di nuovo nella glotta selvaggia. Di qua non si può passare? No. Ok, ci siamo. Sì, devo eliminare tutti i mostri. Ok. Iniziamo con questi. Però una alla volta, non tutti insieme, perché così non si gioca così. Non è un bel gioco così. Dai, fai quel coso, sì. Fallo di nuovo, via. Ora tocca a te. Ok. Poi, via. Non salire sopra il cosone, fai il cosone, sì. Vieni. Fai il cosone, bravo. Vieni qua. Fai le spike, bravo. Vieni qua. Spike. Via. Via. Ok. Ma ogni volta che li uccido prendo un livello? Ma io li farmo a bestia. Cioè... Facciamo fuori questo prima. Poi facciamone fuori qualcosa. La matriosca. Non c'ho più mana. No, vabbè, questo se non mi ricordo male è lento. È lento, ma se ti colpisce fa malone. Via. Ok, raccogli un gruppo di 3 pagine. Forse Kara potrebbe fare qualcosa. Allora, intanto apriamo qua. Dammi una super spada potentissima, super fighissima. No, bastone, no. Vabbè. Mi sa che dobbiamo tornare da Kara Loft. Vediamo un po' se... Ah, c'è una mano qua. E c'è anche una villaggio. Salve villaggio oscuro e tetro con un bello l'albero col mulino. Mi piace. Il tronco rosso attira le persone. Sì, parole a casaccio. No. Ok. Questo è il taverno. Sì, il classico compri compri. Non lo so, però mi farei anche questi dungeon a questo punto. Eh sì, livello 65. Punto nord. Siamo arrivati al punto nord. Tanto tempo fa i draghi devastavano le torri. I gatti sono riusciti col sangue. È sempre la solita storia. Va bene.
Mi sa che questo è un bossone di livello fortinone. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Facciamo questa missione. Naturalmente senza farci prendere, perché ci farà malissimo. Via. Tanto si cura di 20 in teoria, quindi è poco. L'abbiamo messo alle strette, all'angolino, signori. E all'angolino, non ce la farà il nostro eroe? Ce la faccio. Via. Ok, vieni. Dove sei? Qua. Via. Ok. Via. E muoriti. Ma vita infinita? Wow. Beh, tanta XP. Per 30 secondi di fight è buono. Questo 30. Aspetta. Ok. Qua. Sveniamoci. Ci siamo. Slack. Sconfiggi i mostri. Questo dobbiamo fare per forza così. Dai. Ah, vero che lui... Sì, il fuoco fa danno perpetuo. Quindi... Uè! Ma proprio... Cioè, proprio così, a farmi male? Vabbè. Se proprio insistete. Vieni qua. Aia, ho sbagliato. Guarda, fino a quando lo fai laterale non mi interessa. Il problema è quello centrale. Ok, prendiamo questi XP. Tanti è uno. Dai. No. 5 alla volta. 5 alla volta. Via. Sì, vieni qua. Vieni. Siamo vicinissimi, dai. Aia. Ok, Moruto. Ci ha dato anche 3 gold, se non sbaglio. Dai. Guarda, ti giro attorno. Esplodi. Ah, ho sbagliato. E sono entrato quando colpiva. Sono un emerito deficiente. Ma lì c'è il muccone. Apriamo e vediamo che troviamo il corsetto. Ah, si aumenta direttamente. Buono. Ok, qua dobbiamo usare la tecnica cammino di lato. La tecnica cammino di lato. Allora, se riusciamo a spingerli vicino. Questo l'abbiamo un po' spinto. No, eh? Ok, allora facciamo così. Sì, riprendiamo tutti e tre. La tecnica del trio in Massachusetts. No, quello si è spostato però. Ok, sono morti tutti. Via. Adesso mi sa che non ho più mana. Andiamo vicino al centro della terra. Eccolo qua, il muccone sbrodolone. Via. Ok. Esattamente. E la chiavongi. Che palle. Dobbiamo avere sempre le chiavi. Perché?
Perché taratara. Bene, andiamo a consegnare la quest. C'è un braccio, una mano. Da dove si passava? Da qua. Se non mi ricordo più la strada. Via. Però io due botte a te te le do. Perché mi stai simpatico. Grazie. Ma questi non li ho mai uccisi io. Non so cosa facciano. Ah, volete giocare con la magia? Ah, io sei sicuro una bestia. Ok. Wow, livello 29. Signori, siamo avanti. Scapreola, scapreola, spartighiaccio, c'è il cimitero, ci siamo quasi. Ma dove siamo? Uè, ma siamo tutto di qua. Quindi direi di parlare con Karaloft. Dalle pagine a Karaloft, lei le legge. Sembra che neanche tu sappia cosa significhi. Cercherò di scoprirlo. Grazie per avermelo portato, stiamo facendo grandi progressi. Oeee, attenzione, dal livello 1 me l'ha data a livello 18. Ok, sveniamoci. Perfetto. Ci siamo, ragazzi e ragazze. Grazie a tutti di essere stati qui per questa piccola run di Cat Quest. E direi che con Karaloft ci salutiamo. Alla prossima. Bye bye.